Cosa su di te? Solo cose belle. Sì, assolutamente. Quindi Valentina Bolognini dell'Università di Bologna. L'Università di Bologna utilizza Aplone da un po' di tempo, da anni, su un sacco di fronti, per un sacco di siti. Si parla di centinaia, quindi insomma, per chi magari è preoccupato di gestire un sito, loro ne hanno alcune centinaia. Buongiorno Fabio. E, Valentina ci parlerà di aggiornamenti, in particolare del passaggio, mi pare di aver capito, dalla versione 4 alla versione 6, insomma, quindi sono curioso di capire cosa. Qual è stata la vostra esperienza in questo processo di migrazione? Prego Valentina. Allora, ciao a tutti, come ha già detto Stefano, insomma, lavoro all'Università di Bologna e per iniziare, insomma, vorrei ringraziare Rettartolo che ancora ci ha concesso e ci ha invitato a questo evento in cui siamo già venuti diverse volte a raccontare un po' della nostra esperienza nell'utilizzo di Plone. Allora, quella che voglio raccontarvi oggi è una bella avventura, che come tutte le belle avventure ovviamente cominciano in un bel posto in cui si sta bene e tutto quanto funziona perfettamente. A Unibo abbiamo un sacco di installazioni Plone, abbiamo 20 installazioni Plone, ma gestiamo una quantità esagerata di sottositi, quindi siamo abituati, insomma, a utilizzare Plone da tantissimo tempo e abbiamo dei numeri abbastanza alti, abbiamo più di 2.000 editori sui nostri siti, quindi anche la gestione di quello che è il flusso per la redazione è stata sempre molto gestita in un certo modo, insomma, per consentire facilità d'uso che comunque Plone già di suo consente. E essendo l'istituto di un'università abbiamo dei numeri molto alti anche in termini di utenti e di visite. Diciamo che abbiamo fatto tante cose di cui essere particolarmente orgogliosi e la numerosità, insomma, diciamo che siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Diciamo che ci troviamo in un momento storico in cui ci siamo resi conto che è vero che abbiamo tantissime installazioni Plone, ma purtroppo abbiamo un piccolo problema, nel senso che quasi la totalità delle installazioni non è aggiornata all'ultima versione di Python e quasi nessuna è nemmeno su Plone 5, insomma, abbiamo 17 siti su Plone 4, solo due sono Plone 5, solo uno è aggiornato all'ultima versione di Python. Abbiamo quindi avuto questa urgenza, ovviamente, che è la migrazione di questi siti, partendo dalla migrazione a Python 3, che comporta ovviamente una migrazione di Plone, in quanto la prima versione minima per avere un Python 3 è la Plone 5.2. Quindi siamo partiti da queste due migrazioni fondamentali, quella di Python e quella di Plone, per arrivare all'ultima versione, quindi a Plone 6, ma abbiamo deciso nel frattempo di fare un sacco di altri aggiornamenti tecnologici che avevamo lasciato un po' in sospeso. Sia quelli da SVN a GitLab, da LESS a SAS, ma anche un cambiamento proprio a livello di database, in quanto noi abbiamo un RHEL storage su Oracle che abbiamo portato a Postgres in questa migrazione. E poi abbiamo deciso di passare anche al cloud. E diciamo che questi siamo noi, cioè ci siamo resi conto di avere un infinito percorso davanti, con la domanda: ma cosa potrà mai andare storto? Cioè, nel senso, forse abbiamo un po' esagerato con le ambizioni, però abbiamo deciso di continuare, quindi ci siamo basati sulla community di Plone che da sempre si è rivelata assolutamente utile in qualsiasi percorso che abbiamo intrapreso, analizzando quali sono gli strumenti che la community mette a disposizione per poter fare questo lavoro. E abbiamo trasformato quello che poteva sembrare un problema in un'opportunità. Abbiamo deciso di fare un grande aggiornamento tecnologico, il passaggio in cloud, una gestione diversa di molti aspetti che avevamo sempre curato. Quindi abbiamo preso i doni che ci sono stati dati e abbiamo cominciato a studiare, ovviamente, perché si comincia sempre così. E quindi vi racconto un attimo quali sono proprio una visione d'insieme degli due strumenti principali che servono quando si vuole fare una migrazione in Plone. Il primo è questo pacchetto che si chiama Collective Export-Import, che consente di passare da un Plone 4 a un Plone 6 con un solo step di migrazione. Cosa vuol dire? Che per poterlo fare con una migrazione in place bisognerebbe fare tutti quei bellissimi passaggi che ci sono sotto con le frecce, mentre in questo caso noi facciamo un salto unico.
è ideale per le migrazioni complesse, quindi non per passare da una sottoversione di Plone a una da un'altra versione, tipo dalla 5.2 alla 5.2.1, ovviamente non è necessario, ma in questo caso ovviamente era un'esigenza. Che cosa fa? Serializza tutti i contenuti in dei JSON e consente di migrare praticamente tutto, i contenuti, gli utenti, i redirect, the portlet, tutto quanto viene trasformato in un JSON. L'altro pacchetto invece è un pacchetto di supporto, si chiama Collection Migration Helper ed è un po' particolare perché non è un classico pacchetto che installi su un sito Plone e fa delle cose, cioè contiene delle utility, cioè ci sono un sacco di metodi e funzioni che tu copi e incolli nel tuo codice per ottenere delle cose, diciamo, nel senso che ci sono delle funzionalità a puro scopo statistico che ti dice quindi quanto è grande il tuo sito, quali sono le cose che contiene, qual è la dimensione, oppure invece delle utilità che sono propedeutiche alla migrazione, quindi qualcosa che puoi fare prima, tipo disabilitare dei servizi che potrebbero compromettere alcune fasi della migrazione, per esempio c'è disabilitare le DAP, la cache, insomma tutte quelle cose che potrebbero essere necessarie prima di fare una migrazione, ma consente anche di fare pulizia, che è sempre bello farla quando si fa una migrazione, ma molto altro. Io qui ho elencato solo alcune delle cose che ci sono in questo pacchetto. È un pacchetto molto utile, secondo me, sotto più punti di vista, cioè anche solamente per la manutenzione di un sito, vedere cosa fa questo pacchetto in alcuni casi potrebbe essere utile. Quindi abbiamo diviso la migrazione in tre fasi. La prima fase è stata la migrazione dei dati e del codice. La seconda, quella del tema e del JavaScript. E alla fine il passaggio in cloud. Per la prima fase, quella in cui si utilizza appunto quel pacchetto che vi raccontavo prima, che è Collective Export Import. Si fa uno script di esportazione su un'installazione Plone 4.3, a questo punto da questo script di esportazione il risultato è un JSON con tutti i dati esportati. Noi abbiamo deciso di tenere separato il blob storage per non avere un JSON troppo grande e quindi la cartella del blob storage verrà semplicemente copiata nella nuova installazione. A questo punto si crea una nuova installazione dell'ambiente Plone 6, quindi un nuovo build out, perché noi utilizziamo i build out, con un ambiente Plone 6 pulito. Si fa la migrazione ovviamente dei pacchetti da Python 2 a Python 3. A questo punto si lancia lo script di importazione sulla nuova installazione Plone 6 che carica i JSON che erano stati salvati. A questo punto il risultato è un sito Plone 6 con tutti i dati con il tema base di Plone. E diciamo che noi eravamo già contenti così. E quindi abbiamo proseguito con quello che invece era il discorso del tema. A Unibo noi abbiamo quello che chiamiamo modello statico, in pratica c'è una libreria di componenti grafiche che sia a livello micro che macro definiscono quali sono i componenti del sito web, ti mostrano la grafica del sito oppure piccole parti grafiche del sito. Questo modello statico noi l'avevamo integrato all'interno del pacchetto del tema di Plone. C'è il nostro pacchetto di tema che utilizziamo su Plone. Era realizzato anch'esso con uno script Python 2, quindi era comunque da aggiornare. E quello che faceva, praticamente partendo da degli snippet HTML e da dei file S, creava un HTML e un CSS statico che poteva essere utilizzato ovviamente dai designer per l'implementazione della grafica, ma anche dai non tecnici per visionare come sarebbe diventata la grafica alla fine. Abbiamo deciso di aggiornare lo stack tecnologico anche qua, quindi ci siamo adattati a quello che è adesso un po' quello che viene fornito e quindi siamo passati a Node.js, che attualmente è insomma molto utilizzato e assolutamente utile per fare queste cose. Abbiamo usato Handlebars per fare per continuare ad avere la possibilità di creare degli snippet HTML. Abbiamo deciso in questa fase di passare da LESS a SAS, in quanto Plone utilizza SAS e quindi abbiamo deciso di adeguarci comunque a quello che fa la community, e abbiamo utilizzato GitLab Pages per fornire ai non tecnici la visualizzazione della grafica. L'altro passaggio che abbiamo fatto era capire un po' come gestire i JavaScript, che da Plone 4 a Plone 6 diciamo che ci sono state un certo numero di cose su Plone e il JavaScript che ci preoccupavano abbastanza, però insomma alla fine abbiamo deciso di portare tutti i JavaScript che avevamo, anche quelli all'interno del pacchetto del tema, e anche in questo caso quindi utilizziamo Webpack e Node.js per compilare JavaScript e fornirli all'utente. Quindi insomma diciamo che
In questo, alla fine di questo percorso avevamo quindi il nostro sito PLON 6 con la nostra grafica, quindi molto contenti, siamo andati avanti con l'ultimo delle migrazioni che abbiamo deciso di fare, questo in quanto è proprio uno degli obiettivi tecnologici dell'Ateneo, passare al cloud, quindi sia per tutte le applicazioni e siti web che abbiamo, più cose riusciamo a mettere in cloud, diciamo che attualmente meglio è. Abbiamo usato Azure, che era la piattaforma di riferimento dell'Ateneo, e in questa fase ci siamo anche resi conto che avevamo un piccolo problema con il nostro database, che era Oracle, un REST storage su Oracle, che però con la migrazione non dava dei risultati particolarmente performanti. Quindi anche in questo caso ci siamo adattati, ci siamo passati a una soluzione open source, che sicuramente è molto più comoda per un prodotto open source come PLON, è molto più seguita dalla community, quindi siamo passati a un PostgreSDB, anche quello chiaramente in cloud, e abbiamo così completato la nostra migrazione. Io penso che su questo progetto la cosa che ci ha un po' stupito, insomma, diciamo che avevamo delle aspettative non altissime, nel senso avevamo un sacco di cose da migrare e un sacco di cose da fare, e pensavamo che ci avremmo messo molto tempo. Siamo partiti ovviamente con un sito pilota, perché non ne avendone così tanti siamo partiti dal primo, ma avendo delle aspettative non altissime, in realtà ci siamo resi conto che con quello che la community ci offre e come quello che possiamo fare, cioè in realtà in un mese il sito pilota è stato migrato, quindi il risultato è stato assolutamente soddisfacente e gli strumenti di migrazione sono assolutamente efficaci. E quindi, insomma, anche in questo caso PLON, lo usiamo da moltissimi anni, ci ha dato continuità sia di supporto e la possibilità di continuare per i nostri progetti futuri ad utilizzarlo tranquillamente. Continuità in questo caso è anche nel senso che dobbiamo continuare, perché ne abbiamo veramente tanti da fare, quindi siamo solo all'inizio di questo lungo processo, ma insomma siamo molto contenti e niente, tutto bene, quel che finisce bene. Avete qualche domanda? Grazie.